Bentrovati ancora una volta in questo appuntamento di Global a parlare di Sastre in Teatro. Ricordiamo gli appuntamenti tutti sabato, ore 21:15 su TeleG, tutte le domeniche 13:15 e 22:15 e ancora il lunedì alle 20:30 e il mercoledì dalle 24 in poi. Questi sono gli orari di Sastre in Teatro. Intanto buona visione, un'anticipazione della puntata che andrà in onda sabato, ore 21:15. Io vado subito da Giovanna, bentrovata, come va? Grazie, buonasera. Stai bene, Giovanna? Sì, sto benissimo. Voglio ringraziare questo pubblico calorosissimo, ma soprattutto te per avermi invitata. Io mi trovo da due giorni qua a Sassari, insieme con questo bel giovanotto. Ma non è il mio fidanzato, eh? No, beh, certo, certo, però ci conosciamo da un po'. Giovanna, che la settimana scorsa, vabbè, era domenica in, sì. Oggi, visto che qui sono per motivi di lavoro. E non questa domenica, la prossima sono di nuovo lì, ci sono due volte al mese. È certo che è una grande esperienza comunque partecipare a un programma così visto, un programma così popolare. Ma sì, sai, d'altra parte lì c'è Paolo che ha questo spazio dove si cantano quelle belle canzoni che fa sempre piacere riascoltare. Paolo Limiti. E quindi io, facendo parte dello staff di Paolo Limiti, ci sono. Aprendimos a quererte, eterna storica dura, quando il sole de mi ternura se lleva contro la muerte, así perderé la tarde, la extraña vez transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Quando questa città ha questa grandissima vivacità, ma non riesce a tradurre in lavoro la vocazione artistica, dico che questa città ha sbagliato il colpo. Cioè una città che vuole avere una vocazione culturale e artistica deve fare in modo che in questa città ci sia anche qualche pensionato artistico, cioè che ci sia il lavoro. Cioè, diciamo che questa città confonde spesso il livello amatoriale, il livello, giustamente, perché fare arte, fare teatro, fare musica è, credo, il miglior passatempo, e sicuramente molto meglio che stare in discoteca o al bar o dove volete, perché certamente soddisfa esigenze interne molto profonde. Però va anche detto che la professione, soprattutto in una città come questa che ha un conservatorio dove siamo esattamente, credo, 80-90 docenti così abilitati a professionalizzare, deve pensare anche a questi 400-350 ragazzi che ci sono, che noi immettiamo su un mercato che non esiste. Global, in collaborazione con